Ciao a tutti ragazzi, allora benvenuti in un nuovo video. Questo è un video nuovo insomma per il mio canale, tanti deportano, quindi è fatto un po' così con la GoPro. Non volevo stare a registrare tante cose, ma vi volevo portare in una mia giornata un po' molto stressata che mi abita spesso ultimamente. Allora, io ho iniziato dei campi scuola a tema pattinaggio a Tavernelle, più le lezioni, più varie cose, quindi vi portavo in questa giornata. Ovviamente io sto andando a prendere dei pattini che ho in un magazzino per dei bambini e dopodiché devo andare a registrare delle clip per dei video che usciranno domani e sabato e domenica. E niente, ecco, ora vi voglio portare una mia giornata stressata per vedere un po' cosa combinavo. Ho molto precisi gli orari, ma poi ve lo spiegherò più avanti il video. Quindi intanto andiamo nel magazzino a trovare i pattini perché non mi ricordo dove li ho. Che vita stressata, devo parcheggiare anche. La macchina di Alessia. Alessia è lì. Aspetta, si vede. Alessia. Vabbè. Sta arrivando. Guardate. San Pietro. Questa. Alessia è già salvata. Ah, non lo sapevi, volevo realizzare una nostra giornata stress nel magazzino e tutto. Come video extra. Come ti sembra l'idea? Bella, vero? Molto bella, contenta bella, Alessia. Interessante. Apro la porta. La vita diciamo diventa sempre più. Comunque la vita è molto stressante, vero? Su questo puoi confermarla. No, per questo deve essere interessante. È stressante, non è estremamente interessante. Apro, Non è bloccata. Sì, ragazzi, io mi vergogno di far vedere un magazzino in queste condizioni. Diciamo che sono veramente pieni. La cosa. Ho sbagliato. La cosa veramente divertente è qua trovarci i pattini. Non è una cosa tutta. Boom! Alessia l'ha trovati subito. Un paio. Andate a vedere, caschetti da sci, bacchetta da Alessia, sci lì, una griglia se vi interessa, vendo mercatini di asta, una TV, un Uniposcar gigante, pezzi per una moto. Qui è anche una moto abbastanza particolare, potreste indovinare che moto sia. Vi dico, una moto a collezione. Un motorino nascosto nei morandi e tutto, e altri pattini. Questo è un aneddoto interessante della mia vita. La polisportiva mi chiama un giorno per dire: oh, si fa il corso di pattinaggio nei campi estivi, ti interessa partecipare? Io, certo, visto che il lavoro per il Covid è a zero quasi, perché no? Va benissimo, è molto interessante la cosa. Ti faccio sapere quanti pattini serve. Sì, perché io non li ho i pattini, cioè li devo comprare, no? Ah, ma non ti preoccupare, ti avvertiamo. Farla breve, cioè nessuno, tutti l'ha sondato: vuoi fare il campo scuola di pattinaggio? No, il pattinaggio da sfigati, e tutti vogliono fare pattinaggio, mi mancano pattini ora. È una cosa tremenda. Che dire, potrò fare con un pattino solo, sarebbe divertente la scena. In realtà io ho dei ricordi di pattini anche laggiù, però forse ricordo male. Wow, cosa c'è qua? Cioè, il mio primissimo pattino nascosto qua. Non ho mai avuto il coraggio di buttarlo via perché ci sono veramente affezionato. Ah, questo è il patto da fitness con cui ho iniziato, guardate qua. Poi dite che non era, non che pattino orribile, ho iniziato io a pattinare, mamma mia, quanti errori ho fatto, acquisti stupidi. Questa rampa potrebbe sempre essere comoda, però potrei poi riprenderla. Vabbè. Vabbè, comunque ora sono in ritardo, andiamo a prendere la telecamera, il cavalletto e andiamo a fare il video. Siccome siamo in ritardo molto, però lei si è visto un forno e mi ha detto: voglio fare colazione. E quindi, visto anche che è più quasi ora di una merenda, è l'11, più che di una colazione, andiamo a fare colazione al forno. Allora, mi levo la mascherina ora, posso. Cosa dire? Vabbè, sto giocando una scena abbastanza comica, poi magari ve la racconterò più avanti. Però ecco, lei si è fatto colazione molto cicciona come sempre. Io sono stato un po' più leggero, anche se già il mio terzo caffè dalla stamattina, quindi magari ora basta caffè. E abbiamo preso anche delle schiacciatine, perché dove sta prima a mangiare a pranzo si mangerà un po'. Però insomma, dai, ci si accontenta. E niente, quindi andiamo a prendere la cavalletto telecamera e andiamo a fare del video, non oggi a tema, cioè tema pattinaggio, ma non con i pattini, perché andiamo a fare delle risposte, degli approfondimenti, delle notizie. L'obiettivo è questo. In realtà non ho ancora ben idea del video che voglio realizzare, quindi ci avrò anche da pensare a cosa dire. Tragica la cosa. Veniamo, prendiamo la telecamera e andiamo in una location un po' carina. E questi video non vi garbino, perché è veramente molto bello riprenderle, mi fa male, ho rampi alle mani.
Anche perché se poi vi garbano io dovrò passare da una GoPro a riprendere con questa cosa enorme qui e... No, è vero, oppure comprare la GoPro di rotto, ma adesso mi potrebbe fucilare se spendete soldi, quindi... Non vi garbano questi video, vero? Però guardate che pace c'è qua. Ora trasformo il canale da pattinaggio ad avventure, guardate. Facciamo un canale di natura. Vi porto a fare le passeggiate zen la prossima volta, ragazzi. Se reggerei 2 minuti e mezzo e poi mi batto la testa per terra. Non bisogna partire perché è una cosa veramente molto molto strana come fatto. Quindi diciamo è veramente interessante. Lo vorrei provare, poi sono attaccato a 4 punti addirittura. Cioè non ho mai visto una cosa del genere. Cioè è veramente particolare. Cioè io ringrazio l'utente e me l'ha presentato. Che è veramente una cosa. Per accordo riesco a comprarlo io, però ecco, ho mandato un'email e se volessero pubblicizzarla, avessero intenzione, non capiterà mai, lo so, diciamo, insomma, di... Io, ma fra tutti i posti, all'ombra, dove c'era un po' di avventurello, ho scelto l'unico posto, sulla sabbia, che si ribolle, voglio morire. Ma io me le cerco le cose strane, me le cerco. Alessia, dice? Alessia con questa faccia va ripresa perché è distrutta. Cioè, Alessia non ce la fa più a sopportarmi. Vabbè, allora, andiamo a girare altri 2 video e poi andiamo velocemente perché abbiamo da entrare al lavoro nel campo scuola tra un'ora, quindi a Tavernelle abbiamo altri 40 video da usare. Voglio morire. Ok ragazzi, dalla clip che avete visto è passato 30 secondi perché ho detto troppo caldo, mi voglio spostare, lì c'è un po' di ombra e ci spostiamo all'ombra e fare l'altra parte del video perché si muore attenti. Guarda quanto è carino questo pezzo qua da passare. Took a swing at a wrecking ball and I prayed for my downfall and I found a way to reconcile cause in my heart it's not worthwhile. It's a... Dietro la telecamera, lei l'ha vissuta completamente perché grazie a lei mi ha dato una mano a fare sia la prima squadra di Tavernelle Escape on Escape, sia il canale ma sia anche con il Pino. Quindi adesso ci può dire un po' la sua esperienza e la sua... Oppure lei non ha preso la parte IVA sportiva, si è affiancata a me, però lei è stata un pilastro fondamentale quando io volevo fare altre cose per fare lezioni in un cielo, sarebbe stato un casino. Perché una cosa importante è dare una continuità, cioè cercare dei giorni e mantenerli per dare una continuità durante l'anno per attivare la scuola. Allora dai, di un po' la tua esperienza veramente di questa avventura qua. Posso dire però il mio come ho fatto io? Sì. Non mi prendere 2 punti di pezzi. La mia è lì però, il microfono è là. Ok, quindi... A secco. Vedete quanto ci vuole a me a fare tagli con Alessia? Vedete? Voi dite, è perché Alessia non parla, perché Alessia non c'era. Guardate quanto mi ci vuole a me a far fare un pezzo con Alessia. Che vuoi da me? Non mi riprendere a 2 punti di pezzi. Ma che cosa ho in testa? Allora, quindi aprire una scuola di pattinaggio. Quindi, come ha detto Giacomo, mettere in regola una scuola di pattinaggio, aprire una scuola di pattinaggio. Ok ragazzi, datemi chiudere i finestrini, altrimenti sento un vento della maremma. Accendiamo però perché altrimenti io muoio in maniera molto... Allora ragazzi, sono quasi in ritardo perché devo arrivare io alle 30 e sono alle 21 e niente, ora poi devo fare tutta la preparazione del pranzo con le ragazze della polisportiva al camposcopo, devo cambiare la maglietta e lì saluto con i cambi, vedi c'è un po' di magliette lì sparse a giro e poi noi dovremo fare una fino alle 3 ovviamente intrattenimento, un po' di animatori e non so se vedi la mano, aspetta, e poi dalle 3 fino alle 5 pattinaggio, è veramente un po' folle come orario, però ecco, cioè dovrebbe essere un po' al chiuso, quindi un punto abbastanza fresco, spero, perché altrimenti li cuociamo a fuoco lento o anche a fuoco alto, perché mi sa che solo oggi picchia tanto e niente, ecco, quindi sempre a corsa precisamente, ecco, magari non vi ho fatto vedere il mio lavoro mattutino. Perché se poi vi interessano questi video magari la prossima volta li prendo anche mentre vado al lavoro la mattina perché dalle 6 sono in piedi e sarà ancora una giornata lunga. E niente, dai, adesso trovo un parcheggio perché sono arrivato a Tavernelle, infatti cerco un parcheggio. Il campo del Mohale, dove faremo le lezioni, abbiamo cercato di mettere tutto a regola d'arte e vediamo anche se siamo riusciti. Adesso parcheggio e via, sono in ritardo. Ho 6 minuti, via!
Ragazzi, come vedete, pranzo buono anche. Ho un po' tagliato il peperoncino perché non mi ero accorto che versavo di tanto, quindi ci vogliamo fare. Spero lo sente bene perché vi ho detto questa esperienza l'ho provata a fare così, quindi se magari vi garba attrezzerò qua la telecamera con un microfono più decente. E vedete, sono già con la maglietta del mojale, anche se la mia tag non c'era, quindi più grande. E niente, mangio e poi pattinaggio. 3, 2, 1, finito il pranzo. Ora mi sono insieme, ragazzi, ho paura di quello che ci sta lì dentro. Non è spiegare la gente come fa tutto questo qui con la telecamera in mano, eh. Oh, è che sono un pisello. Beh, direi che mi ricredo perché era buono, quindi ho sbagliato e niente, adesso è lì. Oh, guarda come manteniamo le distanze. Tutto subito in regola. E niente, tra un po' comincia a fare animazione e buoni il pattinaggio. Ah, oggi gli ho preso la rampa anche, voglio vedere come la saltano. Ok ragazzi, vi rubo solo un secondo, sono nella lezione del campo scuola, è caldissimo, si sta morendo, quindi sono già rubato 8 secondi, sono troppi. Questo è il gruppo del campo scuola, lo tengo così perché te devo censurare tutto. E niente, adesso mezzo, ho già 2 ore di pattinaggio, non ci si può fare. Io vi saluto e tra un po' devo andare a Firenze a fare un'altra lezione. Voglio morire. Grazie, sono 5:24. Io alle 6:30 devo essere a Firenze, quindi come sempre una corsa. Volevo fare quella cosa figa del cambio maglietta, quella tata. Proviamo, attenzione, vado su un cambio maglietta. 1, 2. Quindi adesso monto in macchina e corro a Firenze. Yeah! Ok ragazzi, siamo all'uscita di Firenze Sud, dove è la scuola. Vediamo se la leggiamo. Eccola qua. E non è tardissimo perché sono stranamente in anticipo, sono le 6, veramente faccio più tardi io. E che dirvi? Niente, quindi non sarà una cosa. Non ho fatto un vlog in macchina perché mi sembra già lungo questo video, quindi insomma. Mi sono un po' colto perché dalle comunque sia mezz'ora e mezzo fino alle 6 tra pattinaggio e comunque animazione. È un po' stancante, anche perché poi è arrivato il vero caldo e è veramente affa. Oggi non ho Alessia perché Alessia ha lezioni a Tavarnelle, purtroppo per il coronavirus devo recuperare un sacco di lezioni, ho da fare un sacco di recupero ore, tra le tante cose Tavarnelle gliel'ho regalato un po' di lezioni, quindi anche non è fruttante, però ecco, a volte bisogna anche pensare un po' più alle bambine, ai genitori, più che alla lezione singola, io la vedo così. Però ecco, come vedete, avendo 2 scuole e mezzo, perché certo stai partendo bene, finalmente forse riesco il prossimo anno a fare 3 scuole piene, è un po' impegnativa la cosa a livello di orario. E vi ho fatto vedere la giornata soltanto a livello di canale YouTube e di pattinaggio, che temo ancora per toccare. Pensate, ci metto anche gli spettacoli e il mio lavoro. Pensate voi che vita fregatia. Spero si vede l'orario, spero si vede qualcosa perché comincia a essere buio, guardate il paesaggio. E sto tornando a casa, sono ormai a 500 metri, vado a vedere come arrivo a casa. E wow, sono a pezzi, quindi ora qual è il programma? Il programma della serata è cenare perché ho una fame che mangerei un vitello. E dopodiché, dopo una bella cena, direi che è un'altra cosa molto molto importante. C'è un po' di vento, aspetta, abbasso i finestrini. È che devo montare il video, guardare i video registrati oggi e andare a montarli, quindi una serata che non finisce. E niente, insomma, spero che le ragazze di Firenze vi siano un po' piaciute. Ho messo alla fine il video delle ragazze perché ero lì e ho detto vabbè, loro non hanno problemi a entrare nelle mie camere, quindi ma sì, dai. E sono arrivato a casa e vi lascio proprio all'entrata del cancello perché sono 8-9 ore. Sono la gioia, l'apertura del cancello.
Raga, come vedete sono la parte più noiosa del video, ovvero devo editare il video che ho registrato oggi. Ora lo sto importando e purtroppo sono un orario abbastanza tardi come sempre. Domani non svegliamo molto presto perché alle 8 e 10 deve essere un posto, quindi sì, al più tardi il mio cervello mi essere leggermente cotto. È un'altra cosa importante che sto passando il video da questo troveglino qui, che devo assolutamente cambiare perché ci mette una vita. E niente, ho già aperto su Premiere tutto, quindi sono già pronto. E niente, dai, viaggiamo tra un po'. Ovviamente ora l'audio sarà un po' schifoso, il video sarà un po' schifoso perché è veramente notte. Ho fatto abbastanza veloce perché è mezzanotte 3. Ovviamente ora devo fare il rendering, mettere l'ultimo effetto, ricontrollarlo. E questo è un video facile, infatti tutto sommato andava abbastanza veloce e dura non tantissimo perché siamo solo 5 minuti il video totale. E niente, è un video abbastanza carino. E poi beh, questo video uscirà dopo, quindi avete già visto, è il video in cui parlo del pattino artigianale. E quindi un news sul pattinaggio ci sta bene. Volevo montare un altro video ma era troppo lungo, ho deciso di montare questo un po' più veloce. E niente, andiamo a fare il rendering insieme. Fatemi sapere se voi conoscevate questa marca, io no, quindi ringrazio Paolo. Mettete piace al video, condividetelo e iscrivetevi al canale attivando la campanellina. Ciao ragazzi! Ok, detto questo, faccio un bel rendering file e esporto. Siamo a 2 minuti. Questo computer che è nuovo è veramente tanta roba. Ho fatto l'investimento di comprarlo, ma è stato un investimento fatto bene. Detto questo, io vado verso il letto e noi ci vediamo a un prossimo video. Mi raccomando, iscriviti, attiva la campanellina, fatemi sapere se questo video qui in cui ho fatto vedere una mia giornata tipo vi è piaciuto. E cosa è successo? 20 minuti, ci deve essere un bug. Cercherò di capire qual è il problema. Niente, io vi saluto, ci vediamo poi. Ciao ragazzi!